canzone, a cambiare le regole del gioco. Siamo insieme a Gerosa, un quarto dan italiano, terzo dan giapponese, e cioè sono delle categorie, sì, diciamo, cintura nera. Ah, ecco qua, cintura nera. E ha una scuola a Busnago? Sì, abbiamo una scuola qua a Busnago, alle scuole elementari, in cui i bambini partono da 5 anni andando su. E nonostante che passano 5 anni hanno la facoltà di diventare dei campioni, perché addirittura le cinture colorate vengono ammessi a fare l'esibizione e fare la categoria dei campioni italiani e anche campionati mondiali. Invece sì, adesso anche i bambini, sì, hanno la facoltà di entrare nel Giappone, infatti loro sono iscritti alla Japan Karate Association. Ah, vedo che si sono avvicinati. Sì. Ehi, guarda che bravo, come ti chiami tu? Daniele. E tu? Samuele. Tu? Mattia. E tu? Andrea. Invece tu? Dario, poi? Anna. Ma siete? Michela, tu? Daniele. Andrea. E siete tutti di Busnago? Siete tutti di Busnago? Sì, e questo è il più piccolo. Ah, il più piccolo, vediamo, il più piccolo. E tu come ti chiami? Qua è molto... Come ti chiami? Mattia! Ah, Mattia! Allora se facciamo una lotta, tu mi butti a terra con una mossa di karate. Va bene. E lei da dove arriva? Da Busnago? Busnago, ah, sì. Busnaghese. Busnaghese dopo 10 anni, perché ah, è 10 anni che sono qua. Però siamo tutti, una buona parte importati, io da 30 anni però, insomma. E ha detto il nome bene? Gerosa. E di nome? Emilio. Va bene, Emilio. Okay. Ci vediamo sul blog. Va bene. Allora tu invece come ti chiami? Gabriele. Poi chi è che non mi ha detto il suo nome? Chi non me l'ha detto il suo nome? Tu? Come ti chiami? Marigliano. Ah, Marigliano. Scusa, voi che associazione siete? Promo Sport. Cioè, promuovete uno sport o uno, esatto, sport particolare? Multisportivo. Ah, multisportivo, a Busnago naturalmente. Esatto. E dove avete la sede? A Busnago. Ma dove? C'è un indirizzo? Via Montecompatri. Ah, tocca a voi. Poi giovanotte, cosa fate qua ancora qua? E come no? Lui non c'era ieri. Come ti chiami tu? Jacopo. Ma voglio vivere così quest'estate, senza frontiere, con il cuore in mano. Il mondo in una giostra di colore. Ehi, giovanotti. Tu sei tra i piccoli? Ciao.
7 anni. Ciao. Ciao. È basato sulla partecipazione e sulla trasparenza. Di grande interesse è la collaborazione creata con... Scusa, chi sono questi ragazzi? 98 giovanissimi. Giovanissimi. La Cibusnago è quindi alla ricerca continua di genitori e collaboratori che vogliono intraprendere una strada di lavoro. Siete tutte belle ragazze, non c'è motivo. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano, non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Allora Francesco, sono finiti? Le associazioni sono finite, adesso finiscono gli sbandieratori e poi cominciamo con... La propria naturale tendenza al movimento. Indicativamente il programma prevede movimenti ginnici, giochi, ritmi musicali. Thank you.
Poi giovanotto. Ma tu sei Thomas? Ma sì, è un piacere trovarti così. Ma quale, che categoria? Come sono? 16-18. La follia. No.